Due mazzi di fiori e qualche candela nel luogo in cui è precipitato Andrea Buosi, il 47enne di San Biagio di Callalta, che ha perso la vita il giorno di Pasqua mentre stava percorrendo quel tratto in bicicletta lungo il Bacchiglione. Buosi domenica mattina era uscito dalla sua abitazione di via Criscini, poco lontana dal luogo della tragedia. Voleva fare un giro con la bici che aveva appena sistemato e poi sarebbe andato dalla famiglia nel Trevigiano per il pranzo di Pasqua. La compagna però non lo ha più visto rientrare. Secondo una prima ricostruzione sembra che il manubrio della bicicletta del 47enne sia rimasto incastrato nel parapetto del ponte e l'uomo sia stato sbalzato nel Bacchiglione. Non è chiaro se Andrea Buosi abbia sbattuto la testa o sia caduto in acqua svenuto. Il testimone lo avrebbe visto riemergere dall'acqua e poi scomparire inghiottito dal fiume. I conoscenti lo descrivono come un abile nuotatore. Il pubblico ministero, Benedetto Roberti, ha così aperto un fascicolo di indagine per far luce sulla dinamica dei fatti. Il corpo dell'uomo è stato recuperato intorno alle 10 di domenica mattina lungo l'argine Sabbionari. La famiglia ora vuole chiarezza sulla morte.